italiani in carcerazione preventiva, sono quasi un privilegiato. Poi non dimenticare che sono sempre un giornalista. Diciamo che lo considero quasi un sopralluogo. Fa meno male. È di Luca. Ancora? Ma ci siamo sentiti ieri sera per telefono. Avevo un po' di nostalgia. Sì, però tu li devi tenere tranquilli, E a me chi mi tiene tranquilla? Beh, il nostro buon avvocato Guidi, no? L'ha letta la bozza di dichiarazione stampa? Sì, l'ho letta. Non credo che renderà più veloce la concessione degli arresti domiciliari, però... Ecco, no, forse è un po' troppo vittimistica. Togliere qualche aggettivo. Francamente non riesco a capire quale pericolo rappresentasse in libertà. Ma di quale inquinamento delle prove si parla? Signor Sindaco, lei sa benissimo che è un atto dovuto. Omicidio colposo, no? È per questo che sono qui. Cosa pensa? Che vada in giro a togliere la luce a qualche altro ospedale? No. E allora quell'altro reato? Abuso d'ufficio. Ma che cosa vuol dire abuso d'ufficio? Pensa che abbia preso dei soldi dalle ditte che hanno fornito l'attrezzatura? No. E allora pensa che abbia aperto quel reparto perché ci lavorava mia moglie? No. E allora che cos'è che pensa? Quello che penso io non ha importanza. Anzi, se lo vuole proprio sapere, penso che lei sia una persona integerrima e che abbia voluto l'apertura dell'ospedale per un evidente fin di bene e che ora stia pagando per la sua generosità. La ringrazio. Ma una cosa è il mio pensiero personale e una cosa è l'inchiesta. Sono pervenuti in procura degli esposti contro di lei. Sì, lo so, non sono amato da tutti i cittadini. E nemmeno dalla stampa. Oddio. Lucidi. Non solo lui. Stanno soffiando sul presunto scandalo dei mancati controlli e sul presunto interesse privato per far lavorare sua moglie in quel reparto. Tutto questo non fa che avvalorare la delicatezza dei profili di questa inchiesta. Proprio per rispetto alla sua figura non si poteva derogare da un comportamento men che rigoroso. Insomma, lei mi vuol dire che mi ha fatto arrestare perché sono una persona onesta. Non potevo comportarmi diversamente, signor sindaco. No, attenzione, non sono più sindaco io. Fino a nuove elezioni, sì. E va bene. Ogni volta che ci incontriamo è per un suo avviso di garanzia, ogni volta lei mi dice che è un atto dovuto. E stia attento che se tutto è dovuto, prima o poi al suo posto ci metteranno un computer. Magari. Non dovrei prendere decisioni così impopolari. Ma chi lo sa che cos'è popolare? Aprire l'ospedale lo era di certo. Per parte mia io ho fatto controllare e ricontrollare le apparecchiature 1000 volte. Evidentemente per la commissione regionale di controllo non è stato sufficiente. E al Tribunale delle Libertà? Ah, non si è ancora espresso, avvocato. E di fatto sono ancora qui, no? Vogliamo iniziare? Tutto il tempo che vuole. Dunque, allora... La prima volta che ha posto l'accento sulla necessità di aprire l'ospedale San Michele. Li vogliamo ripercorrere tutti? È sempre stato il problema più grave dell'isola. La mia colpa è stata quella di cercare di risolverlo, a quanto pare. 10 secondi, dottor Lucidi. Guarda dritto nella telecamera. Same script, different guy. What you're saying could be true, but how can I take advice from you? The one before me could have warned me to be seen no more. I'm coming. Sì. Sì. Prego, sì.
anche io. La notte faccio depistare i sogni. Si chiama Pietro Sersi, ha precedenti per estorsione e minacce. E anche un'accusa di violenza carnale da parte della sua ex moglie. Ma almeno gliel'avete messo il telefono sotto controllo a questo pezzo di pane o no? Continuo a chiamare l'ex moglie insultandola. E tutte le linee erotiche di mezzo mondo. Però due volte ha chiamato un telefono pubblico che sta presso l'eliporto e ha dato appuntamento per domani a un interlocutore che si è rivelato essere Angelo Guarino. Guarino non è quello che gestiva gli elicotteri e il BAE? Tra l'altro nella società ha una quota anche Guglielmo De Blasi, suo cugino. Mio cugino? Guarino gestiva la società per conto di Guglielmo ed entrambi ci rimettevano di sicuro dall'apertura dell'ospedale. Guarino ha prelevato dalla sua banca prima 2 milioni in contanti, poi altri 3. Ho capito. Sersi ha fatto il lavoro sporco, adesso le ricatta. Se domani Guarino non si presenta all'appuntamento non abbiamo nessuna prova. Ti ha detto della perizia. Ah, sì. La nuova perizia sul blocco del generatore a gasolio dell'ospedale non ha escluso una possibile origine dolosa del guasto. Ah, non ha escluso. Ma che cosa li pagate a fare i periti? Per non escludere niente. No, ma aspetta, ma dove va? Ma le ho fatto una rivelazione fondamentale, sono cambiate tutte le carte in tavola. Ancora non è contento, vuol tenermi ancora qui a parlare con lo psicologo. Non dobbiamo insospettire nessuno, mi crede. È meglio così. Meglio così. Ah, comunque, il suo contributo è stato determinante. Era nel mio interesse, lo credo.